5 gol, gran movimento delle punte, meccanismi di gioco che cominciano a funzionare. A 5 giorni dall'inizio del campionato la Lazio ha offerto contro il Modena una prova convincente, ipotecando il passaggio al terzo turno di Coppa Italia. Certo l'avversario era di caratura modesta, ma se si pensa a quello che l'anno scorso un'altra compagine di Serie C1, l'Avellino, era stato capace di combinare all'Olimpico, è lecito affermare che il lavoro di Zeman si comincia a vedere. Grande protagonista della serata Beppe Signori, che ha festeggiato il rinnovo del contratto con una doppietta e 2 assist vincenti per Negro e Casiraghi. Schierato con la maglia numero 9, forse un suggerimento implicito di Zeman a Sacchi, il capocannoniere degli ultimi 2 campionati ha poi dimostrato saggezza negli spogliatoi, facendo retromarcia nei confronti del commissario tecnico che domani diramerà le convocazioni per Slovenia-Italia. Chiarito tutto, sono a disposizione del tecnico, per cui mi presenterò domenica sera in ritiro. Esiste un problema di una possibile coesistenza tra Roberto Baggio e Signori in nazionale, secondo te? Non lo so, questo dovrà valutarlo il commissario tecnico, ripeto, io sono solo a disposizione e metterò le sue decisioni. Pace fatta dunque tra Signori e Sacchi? In realtà restano i problemi di collocazione tattica in azzurro del cannoniere laziale, che è disciplinatamente rientrato nei ranghi facendo prevalere il buonsenso, anche per la pressante mediazione del suo procuratore Damiani e dei dirigenti laziali, controllori per la verità sin troppo solerti delle dichiarazioni rese da Signori ad una selva di tacquini e microfoni. Rispetto a cosa? Dichiarazione.